Va a Giuse Nicolini il premio Città del Diario 2016, il riconoscimento che l'Archivio Diaristico Nazionale di Piave Santo Stefano attribuisce ogni anno, dal 2005, a una personalità del panorama culturale che si è distinta per la sua attenzione ai temi della memoria. Ad aggiudicarselo quest'anno è il primo cittadino di Lampedusa. La sua guerra è contro l'eccidio in atto e per i diritti dei migranti. Sa che l'indifferenza e l'oblio sono nemici pericolosi da combattere. Una memoria condivisa è invece un alleato potente da chiamare in aiuto quando le istituzioni si voltano dall'altra parte per non guardare. La lezione di Giuse Nicolini vale molto di più di un premio Città del Diario, che pure l'archivio le attribuisce con orgoglio. Le vite di migranti in mare si proteggono grazie alle missioni di salvataggio ben organizzate, non con le commemorazioni, dicono dal l'organizzazione del premio, ma una commemorazione può sferzare chi detiene il potere di vita o di morte. La consegna del premio avverrà domenica 18 settembre alle 16:30 a Piave Santo Stefano, nel corso dell'ultima giornata della 32esima edizione del premio Pieve Saverio Tutino. Giuse Nicolini è la 12esima personalità vincitrice del premio, succede a Carlo Lucarelli, Ettore Scola, Vinicio Capossela, Nanni Moretti, Sergio Zavoli, Mario Dondero, Francesco De Gregori, Mario Perrotta, Rita Borsellino, Ascanio Celestini e Marco Paolini.